famiglia, unioni civili e adozioni alla luce del disegno di legge Cirinà che ha ottenuto l'ok dal Senato. Se ne parla a Canosa al laboratorio di Francesco. Un dibattito a più voci organizzato dal consigliere regionale Francesco Ventola dei Conservatori e Riformisti e che registra la partecipazione degli onorevoli Giuseppe D'Ambrosio del Movimento 5 Stelle, Benedetto Fucci dei Conservatori e Riformisti e Dario Ginefra del Partito Democratico. Siamo qui a discutere a due settimane dall'approvazione al Senato in prima lettura del disegno di legge Cirinnà e in previsione della discussione alla Camera di una riforma da tempo attesa e che in qualche modo è stata anticipata da una serie di sentenze dei tribunali italiani, discussa sotto alcuni aspetti, visto lo stralcio della stepchild adoption, e che però introduce un tema, cioè l'aggiornamento a 40 anni dal varo del nuovo diritto di famiglia, di una sorta di tagliando per lo stesso, che possa contemplare, diciamo, una nuova regolamentazione anche di alcuni istituti. Tutto alla luce anche della questione dell'utero in affitto, insomma negli ultimi giorni anche la paternità di Vendola ha anche suscitato non poche perplessità. Ah, vabbè, sulla questione di Vendola è una questione molto soggettiva, per la quale, diciamo, meriterebbe degli approfondimenti molto più precisi. Ora siamo invece in una fase in cui anche l'Italia si sta aprendo a ciò che in molte parti del mondo già esiste. Nessuno deve temere sui propri diritti, perché eventualmente si parla di un'estensione di diritti, ragion per cui questa possibilità di potersi confrontare nel momento in cui c'è stato già un passaggio parlamentare fondamentale può servire a noi come cittadini, ma soprattutto ai legislatori, di toccare con mano quella che è poi anche la percezione della gente. Ecco, un dibattito a più voci, il punto di vista dell'onorevole Giuseppe D'Ambrosio. Da questo punto di vista siamo molto chiari e decisi. Noi voteremmo comunque alla Camera a favore tranquillamente del DDL Cirinnà così com'era, logicamente presenteremo degli emendamenti per cercare di ricomporlo così com'era prima ancora dei cambiamenti che sono stati fatti all'interno del DDL stesso, e sulla stepchild adoption, quindi sull'articolo 5, manteniamo comunque la libertà di coscienza, ma in realtà posso anticipare probabilmente su tutto il gruppo del parlamentare del Movimento 5 Stelle non vi sarà alcun voto contrario, quindi sarà un'adesione totale. Cosa ne pensa Benedetto Fucci? Che cosa ne pensa? Che è giusto che si diano risposte a questi argomenti che ormai sono argomenti indifferibili, ma che è giusto continuare, e questo è il mio punto di vista, a tutelare la famiglia così come costituzionalmente, istituzionalmente e storicamente è intesa. Questo non vuole e non può significare una discriminazione, vuol significare, deve significare una visione che continua ancora a guardare alla famiglia, frutto dell'unione di un uomo e una donna, come la cellula fondante della nostra società. Da Canosa per News 24.City, Floriana Tolve.